Ciao ragazzi, io sono Red e siamo finalmente tornati con una bellissima recensione in negozio. Sono ovviamente al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia. Come potete vedere l'ambiente è fenomenale e quello che non vedete dietro è ancora più fenomenale. Ancora più fenomenale, per ripeterlo per la terza volta, è la serie di fucili che andremo a recensire oggi. Sto parlando della serie Ghost della Evolution. Sono molto molto interessanti, molto belli, c'è molto da dire. Ce ne sono anche un sacco di varianti. Io direi banda alle ciance, ciancio alle bande, sigla. Bene, come potete vedere dietro di me i fucili si sono moltiplicati come i panni e i pesci. Questo perché all'interno della serie i fucili e i vari modelli si differenziano per la lunghezza della canna. Come potete vedere, quello che ha la canna un pochino più lungo è la L, infatti abbiamo una bella sbeda di canna. Successivamente troviamo il modello che è una S con silenziatore incorporato e infine troviamo... che paura, troviamo l'XS con la canna ancora più corta. A parte la lunghezza della canna, tutti i fucili sono identici, hanno le medesime caratteristiche e il punto più forte di questa linea appunto di prodotti sono sicuramente gli interni, che sono fenomenali e sono stati pensati, ragionati e costruiti in modo tale da funzionare come un orologio svizzero. Lo dico spesso, ma in questo caso è effettivamente vero. Successivamente, quando vi parlerò dei componenti interni, capirete ancora di più perché dico questo. L'altro punto di forza di questa serie è sicuramente il grilletto, che vanta un sistema ETU e, come potete vedere, anche questo design da fast trigger molto molto bello. Per spiegare a quelli di voi che non sanno cos'è il sistema ETU, la differenza sostanziale tra le repliche che montano il sistema ETU e quelle che invece hanno un grilletto meccanico è che il sistema ETU, essendo un grilletto elettronico e non meccanico, vi permette una modalità di fuoco più reattiva, quindi il tempo che intercorre tra quando voi premete il grilletto e quando il pallino esce dalla canna è più veloce sostanzialmente. Tutto questo viene ovviamente ancora di più potenziato e rafforzato dal fatto che su questi modelli, come vi ho fatto vedere, è già montato un tipo di grilletto fast trigger, quindi veramente sparare con questo fucile è fenomenale, sembrerete John Wick che sditalina il suo fucile. Al Bontech tu perdi il fuoco e io bestemmio il nome. Roba la sua circus, glielo ogni su. Perché non riesci a non rompermi il cazzo? No, si scherza. Anche i materiali di cui è composto il fucile mi hanno colpito molto, in quanto, oltre ad essere di ottima qualità, sono stati suddivisi in modo tale che il fucile abbia un peso abbastanza univoco, che non sia né front heavy né back heavy, perché io so le robe in inglese e non in italiano, in modo tale che il fucile sia ben bilanciato e non sia né troppo pesante sul davanti né ovviamente troppo pesante sul dietro. Parleremo meglio dopo dei materiali. In ogni caso, il paramano è realizzato dal pieno d'alluminio, quindi veramente molto ben fatto, ragazzi, è un bel feeling quando lo prendete in mano. Il corpo del fucile invece è realizzato in polimero rinforzato Carbontech. Perché non mi metti a fuoco? Veramente ben realizzato e solido. E anche il ricevitore dei caricatori ha questa feature che a me piace un sacco, ovvero che quando voi ce lo sbattete dentro, quello non balla praticamente per niente. Ha un ottimo feeling, è semplice infilare e togliere il caricatore. E mentre la luce si abbandona, partiamo con la parte che preferite tutti quanti, ovvero la carrellata di componenti interni, in cui io vi spiego esattamente per filo e per segno cosa c'è all'interno di queste belle bestiole. Senza perdere tempo, quindi partiamo. Troviamo subito il paramano, sistema ovviamente M-Lock, che io adoro, in alluminio fresato dal pieno, come vi ho già detto, ottima qualità, anche la verniciatura mi piace veramente un botto. I perni presenti all'interno del fucile hanno un sistema anticaduta, così non li perdete mentre correte per il campo. Vaffanculo. Dai, che poi perdo il filo! L'impugnatura del motore è con accesso rapido, quindi non avete bisogno di accesso, quindi potete accedervi senza l'utilizzo di attrezzi anche in campo. Se avete qualche tipo di malfunzionamento, che non avrete, perché questo fucile è letteralmente un carro armato Sherman, che poi era veramente così perfetto lo Sherman, per me spero dubitare. Il filetto della canna esterna è un 14x1 CCV, quindi sinistra, sinistroide. Abbiamo un gearbox V2 in metallo, è gearbox standard per questo genere di fucili, che però è stato predisposto per ogni tipo di modifica, quindi non dovrete bestemmiare se volete fare delle modifiche al vostro fucile. Come vi ho già detto, ha un sistema del grilletto ETU integrato, quindi quello lì l'avete di default con il vostro fucile, che è perfetto, è fenomenale, è sfrigolante, quando sparate il colpo esce
con una grazia e una velocità che vi stupirà. Sempre tornando sul Gearbox, troviamo dei cuscinetti a sfera radiali in acciaio da 8 mm di diametro, i vostri soliti cuscinetti per dormire tranquilli la sera. Troviamo anche ingranaggi rinforzati in acciaio, in modo tale che il fucile non sgrani per nessun motivo al mondo. Sempre inerente al Gearbox abbiamo un guidamolla a sgancio rapido, accessibile rimuovendo il tubo del calcio, quindi anche qui possiamo accedervi in maniera semplice e pratica. Una testa pistone e testa cilindro rinforzati, un pistone in pom con cremagliera interamente in acciaio, un motore ai torchi in modo tale che possiate spingere come dei cavalli, uno spingipallino high grade anche lì di ottima qualità, una molla high grade sempre di ottima qualità, cilindro alluminio tornito al CNC, ottimo, veramente ben realizzato. Abbiamo anche cablaggio a bassa resistenza, posteriore con mini Tamiya, quindi 7.4 ragazzi, l'11.1 potete mettercela ma perdete la garanzia e non è il caso. Dice quel pistola là fuori di darci un taglio, che già c'ho la mosca che mi rompe le palle, guarda adesso la prendo, l'ammazzo. Di layer di serie per un perfetto incameramento dei pallini anche ad alta velocità, quindi in poche parole quando l'asta spingi pallino va indietro, mantiene un ritmo costante in modo tale che peschi sempre il vostro bellissimo pallino. In conclusione mi sono tenuto l'op-up, come potete vedere qui è rotatorio, quindi avete il vostro cerchietto che girate in su o in giù, e qui arrivano le cose interessanti. Per quanto questo sia in plastica, e alcuni di voi potrebbero dire ma sarebbe meglio in metallo che così non si rompe, avere la regolazione dell'op-up in plastica è molto vantaggioso per due motivi principali. Punto 1, che sia in plastica o in metallo vi importa fino a un certo punto, in quanto è comunque sempre protetto all'interno del fucile, non è un pezzo che viene sottoposto a grossi sforzi, quindi è raro che si rompa, è raro che si rompa. In secondo luogo, l'altro vantaggio sostanziale è che quando voi andate a giocare d'inverno, a differenza di quello in metallo che più facilmente si congela, si blocca, ci mette un tot a scaldarsi, quello in plastica invece non soffre questa cosa e funziona indicativamente sempre, quindi ottimo. Per il peso troviamo 2,3 kg, mentre come lunghezza ovviamente calcio chiuso 650 mm, mentre calcio completamente aperto 730 mm. Queste misure valgono solamente per il modello S, ovviamente, perché l'XS sarà ancora più piccolo, mentre l'L sarà più lungo e tutto il resto. Bene, sento già quelli di voi che dicono ok, grazie, avevi detto che però aveva degli interni che sembrava un orologio svizzero, e a parte i materiali che sì, per l'amor di Dio, sono di ottima qualità, non è che io abbia visto tutte queste grandi accortezze. Mi sono tenuto infatti il meglio alla fine, perché il sistema, oltre ad avere tutti gli ingranaggi e i pezzi veramente di ottima qualità, è provvisto anche di un sistema di Active Brake, una protezione della lipo, il sistema del grilletto ETU che vi ho detto a inizio video, e vi assicura quindi un ciclo di fuoco sempre completo. Questo impedisce quindi al fucile di interrompersi o di non completare il ciclo che ovviamente il fucile deve fare interno per spingervi fuori il pallino, e avendo quindi un ciclo sempre completo che funziona sempre, anche le rotture e i malfunzionamenti sono molto 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 improbabili. Sostanzialmente vi dà quella sicurezza che molti di voi giustamente vogliono quando vanno a comprare un fucile nuovo, e vogliono essere sicuri che quando poi ci vanno a sparare niente si stia rovinando o usurando, perché magari si è spostato quel componente non è stato assemblato come dovrebbe. Questi fucili sono veramente stati assemblati con una perizia, una minuzia. Si dice minuzia, comunque scrivete nei commenti se si può dire minuzia o meno, penso proprio di no. Comunque sono stati progettati veramente bene in modo tale da funzionare sempre e comunque. C'è la possibilità di fare delle modifiche interne, ovviamente, però sostanzialmente sono fucili che sparano veramente bene. Anche perché, vi ho fregato, manca ancora un componente essenziale, ovvero sono già predisposti con canna di precisione. Voi direte vabbè, da 6.02, 6.03, no, 6.01 ragazzi, è fenomenale, hanno già una canna di precisione che è una bomba, che vi costa anche un tot se la volete comprare a parte e poi farcela montare. Quindi veramente, oltre ad avere gli ingranaggi della madonna, anche delle aggiuntine qua e là sono già state fatte al fucile, sono veramente validi, ve l'ho già detto già 7 volte. Finito quindi di farvi questo gigantesco pippone, se non state zitti vi taglio i testicoli e li attacco allo specchietto retrovisore, grazie mille. Direi che possiamo tirare le somme finali e dirvi perché effettivamente questo fucile è piacevole. Lo faccio in questa posizione incredibilmente aggraziata, piacevole ai vostri occhi e anche per me, in modo tale da variare un po' l'inquadratura. Quali sono quindi i vantaggi sostanziali che questo fucile vi dà? Beh, oltre ad essere estremamente affidabile, il fucile è perfetto per chi deve cominciare a giocare a soft air. Non tanto perché ha delle caratteristiche interne o delle accortezze nel funzionamento che un novizio che si avvicina a questo mondo può notare, ma perché è affidabile, effettivamente non vi lascia mai a terra, è abbastanza semplice da usare, non ha un peso elevato, quindi anche entrare in puntamento o comunque trovare la posizione delle mani è abbastanza semplice, e soprattutto se la contende, rivaleggia e soprattutto apre guerra, tra molte virgolette scherzando, ad altre compagnie nel settore come possono essere Specknarms o
G&G e gli tiene testa effettivamente molto bene, in quanto dà la possibilità a chi vuole modificare e migliorare il fucile di farlo, in quanto il gearbox e comunque gli interni sono stati predisposti per questo, ma allo stesso tempo offre una base appunto di partenza estremamente ottima. Ripeto, la canna interna di precisione è veramente un tocco di classe, soprattutto su un fucile come questo. I materiali sono ottimi e in generale è un fucile veramente ben costruito, ben fatto, ben congegnato e per la 15ª volta affidabile. Come avete visto, ormai la luce se n'è andata, ho deciso di girare questo video al crepuscolo in modo tale da vincere 59,90, grazie a te. Vabbè, siamo tornati alle vecchie gag immortali della gente che mi passa dietro. Perfetto, grazie mille, hai trovato quello che volevi. Lo prendo come un sì, perfetto. Quindi niente, qui da Red è tutto. Noi ci vediamo questa settimana, perché ci sarà un piccolo video speciale che uscirà a breve. Ormai vi sto coccolando fin troppo, non abituateci. E niente, stay hungry.